Allora, volevo chiedere questo, una delle leggi più famose, diciamo, della spiritualità è quella del karma, azione e reazione, no? Per cui come si interconnette questa legge con i vari livelli dimensionali? Ok, allora questa è una domanda seria. Allora, come tutte le altre, però il problema del karma è stato sempre molto utilizzato come il problema del peccato originale e è stato utilizzato in terza dimensione. È stato utilizzato in maniera punitiva, in maniera colpevolizzante, in maniera, come possiamo dire, anomala. Nel senso che questo è il tuo karma della vita negativa della vita precedente, hai fatto un brutto karma, è il peccato originale, per cui quelle che invece dovrebbero essere state l'assunzione di responsabilità, questa è la parola, l'assunzione di responsabilità rispetto ai propri atti e comportamenti nella propria vita, sono stati traslati nella parola karma negativo, karma positivo, peccato originale, eccetera, eccetera. Come si inserisce nel piano dimensionale? Mano a mano che tu evolvi nel piano dimensionale, tu ti assumi la responsabilità di sciogliere i punti dove tu non sei risolto, sia terza, quarta, quinta, a livello, e ti assumi tu la responsabilità di questo. Quindi, riferirsi a un karma significa spostare il problema della responsabilità alla vita precedente, 10 vite precedenti e allontanarsi dall'assunzione di responsabilità. In ogni istante noi, con il nostro agire in sintonia con l'universo, questo è il punto, costruiamo il nostro destino di luce e costruiamo il nostro destino di ritornare sempre più vicino a frequenze leggere. Quindi diciamo che facciamo in qualche modo innalzare la nostra frequenza vibrazionale, questo, fra virgolette, potremmo dire che ci porta verso un karma migliore, ci fa innalzare. Non è esattamente così. È vicino quello che hai detto, ma non è così. Perché se no, se tutti quelli che stanno sul Tibet e meditano 18 ore al giorno e innalzano la loro frequenza vibrazionale, dovrebbero essere persone che stanno in frequenze evolutive. No, ognuno di noi si deve assumere la responsabilità di sciogliere i piani dimensionali su cui non è risolto. Perché allora io mi metto, magari ho fatto una strage, però poi dico, adesso mi pento, mi tolgo e mi voglio, santo aiuto, eccetera, eccetera. E sto lì e mi metto a meditare per tutto il resto della mia vita. Non è che questo mi eviterà che io in qualche modo poi dovrò affrontare la prova di essere stato ucciso da altre persone. Cioè in terza dimensione quella cosa lì la pagherò. Magari non ho consapevolezza, però la pagherò. Non so se è chiaro. Cioè non è che il piano dimensionale ti permette, che è un po' la domanda precedente, non è che stare alto sul piano dimensionale ti permette di non affrontare i piani dimensionali di terza dimensione. Ci siamo? È chiaro? Scusa Stefano, in I poche piani dimensionali di terza, quarta dimensione, anche di dimensioni più primitive, devono essere sciolti e affrontati lì. E come? Con l'assunzione di responsabilità, non con la definizione questo è il mio karma, eccetera. Io ho questo problema con il mio capo ufficio, con il mio marito, eccetera. Io, sta cosa, prima che finisce questa mia vita, la devo cercare di pacificare, la devo cercare di sciogliere, la devo cercare di rimettere in ordine. sì, qui cambia il punto di vista. In pratica il karma non è una condanna, ma è un qualche cosa su cui io posso lavorare per migliorare Certo. E faccio una cosa ancora più importante, voglio dire, su e evolvere. Ma questo, esiste che il se, karma? aspetta un attimo, Marco. l'azione e reazione, quello che esiste, tu se reagisci a un evento, quello non è un dato di realtà, se tu vieni qui mi dai un pugno è normale che ci dà una reazione o mia o del gruppo e dirà ma che fai, eccetera, quello è azione e reazione, è la vita, è in terza dimensione, cioè, quello che tu hai detto, devo riprendere. È ridicolo che hai detto, Cioè, in pratica il karma non è una condanna, ma è
comunque un qualcosa su cui io posso lavorare per evolvere. Perfetto. Quello che voglio dire è, tu arrivi in, allora, sei una persona che sta principalmente in terza dimensione, perché vieni da questa dimensione qui, perché vieni da questo pianeta e devi sciogliere tutti i milioni di vite per arrivare lì. Però poi cominci a sentire che esistono dimensioni successive, quarta, quinta, sesta, eccetera, e ti cominci a muovere anche in quelle frequenze lì. Tanto più tu lavori con la yoga, con le meditazioni, con le preghiere in terza dimensione, con comportamenti giusti, è chiaro che sciogli questo affare qui, e quindi quando non hai più bisogno di stare in una terza dimensione, puoi scegliere di tornare in terza dimensione e stare nella distorsione spazio-temporale della terza dimensione, dove c'è il tempo, lo spazio, eccetera. Però non hai più bisogno, perché l'hai sciolto questo, cioè l'illuminato in terza dimensione ci torna per una o l'avatar ci torna per una missione d'aiuto, ma non ne ha bisogno perché deve sciogliere, no? Quello che dico sempre, sui Vangeli c'è scritto: la tunica di Gesù non aveva una cucitura. Ora, questi sono i Vangeli Giovanni, quelli più esoterici, eccetera. Ora, non stiamo a parlare sui Vangeli del sarto, stiamo a parlare che lui non aveva nessun filo, nessun legame con qua, cioè la sua anima era pura. Quindi è chiaro questo, perché in ogni evoluzione c'è, in ogni scritto religioso c'è saggezza pura, quindi la sua anima era pura, quindi lui non scendeva in legame, scendeva perché doveva sciogliere qualcosa, scendeva in amore. Allora, se dalle altissime dimensioni, perché tu quelle altre più primitive le hai risolte, tu puoi scendere e puoi dire, però poi c'è il rischio che se poi ti innamori molto della tua famiglia, delle tue cose. C'era una storia di Osho su Nasruddin, su quello lì, quella storia, e raccontava che c'era un grande santo, non me la ricordo bene, c'era un grande santo, però la trovate sui libri di Osho, c'era un grande santo che a un certo punto fa tutte le meditazioni, eccetera, 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 e diventa illuminato, va da Brahma e dice io voglio ancora di più, eccetera, eccetera, voglio diventare sempre più luce. E a un certo punto Brahma gli dice: ma sei sicuro che ti sei completamente liberato? No, io voglio essere come te, completamente luce. Va bene, allora dici, vai sulla terra e cammina e sentirai che tu sarai la luce in questo momento. Allora lui va e a un certo punto un giorno ha sete ed entra in una stanza e chiede ad una donna e gli dice: io ho sete. Questa donna la guarda questa donna e dice: ah, che bella donna, ma io sono privo di desiderio, ho fatto tutte le pratiche e ho sete. E allora la donna gli dà un bicchiere d'acqua e lui, mentre la guarda, dice: ah, che bello che sarebbe avere una famiglia e dei figli con lei, e chissà come sarebbe bello amarla, eccetera. E lui comincia a entrare dentro questo, e con questa donna ci comincia a parlare, e questa donna diventa la sua amante, e lui, dato che è molto evoluto, fa dei buoni commerci e comincia a avere dei figli, e comincia a avere dei figli e comincia a essere ricchissimo, ha tantissime proprietà, e tutta la vita lui si muove nella luce, è perfetta, e sta un giorno a casa con tutti i suoi figli, eccetera. In quel momento viene un'inondazione, tutti i figli muoiono, la moglie muore, lui li vede che vengono portati via dall'inondazione, e lui si salva sul tetto e sta per essere inghiottito dalle acque, e a un certo punto dice, si risveglia e dice: Brahma, ma allora io sono ancora pieno di desideri. E Brahma gli dice: volevi un bicchiere d'acqua, no? Quindi pensate quanto poi è molto difficile rilasciarsi da questi desideri, no? Però è chiaro, questo è l'insegnamento, che per stare perennemente in dimensioni più sottili e viaggiare, i problemi di terza dimensione devono essere stati guardati e abbastanza risolti, insomma. Non so se mi si sono spiegato. Diciamo che i problemi di terza dimensione sono comunque un'energia
pesanti che tirano giù, hanno una vita da solo. Però poi noi abbiamo tutti gli strumenti per risolvere, quindi il discorso è di assumersi la responsabilità e non dire il karma della vita precedente, il karma familiare, e sono tutte monate queste, scusate se vi dico. Grazie. Quindi Stefano, quando tu parlavi le altre volte.